è stata inaugurata giovedì 8 febbraio presso la Caffè House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli 67, con il contributo dell'Asset Management Carmignac, la mostra dei dipinti di Amedeo Brogli, dal titolo Vedute Romane e Figure. La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente fino al 14 febbraio. L'idea di questa mostra nasce dal fatto che ci sono degli innamoramenti, e tra questi innamoramenti c'è Roma, una città che mi ospita da molti anni. 20 anni fa avevo dedicato una mostra e dopo un po' è tornato questa affezione, quindi ho avuto l'idea di fare, di dipingere una serie di opere in cui Roma fosse protagonista. Le dico che la mostra in realtà ha due sezioni, Roma e poi un'altra che abbiamo chiamato Figure, perché le figure sono protagoniste in tutti questi quadri. In una serie di dipinti esposti viene raccontata la città eterna, attraverso sfaccettature diverse che però si ricompongono in un puzzle. Skyline, ruderi, architetture, ponti, cupole, protagonisti delle tele sono esaltati da colori decisi e bilanciati che conferiscono a quegli spazi un'identità da fiaba contemporanea, o meglio visionaria. Sì, certo, la suggestione credo sia dovuta a questo mio cromatismo abbastanza forte, in questa alternanza di chiari scuri e di colori complementari. Certo, poi indubbiamente ci sono delle opere più impegnative dal punto di vista della lettura delle immagini, che poi fanno diventare la pittura opera, legandomi alla vecchia tradizione della grande pittura figurativa, insomma, almeno nella misura in cui sono capace. Poi dipinti complessi, quasi concettuali, dove la staticità delle figure, disposte con perizia teatrale, è controbilanciata dalla vitalità dell'elemento cromatico, per opere di grande respiro. Sono notevoli i nudi femminili delle nuove romane. L'idea è quella di un figurativismo di chiara leggibilità, quindi questo è il messaggio, è quello della bellezza. Dürer diceva, quando gli chiedevano cos'è la bellezza, lui diceva cos'è la bellezza, io non lo so. Bene, la bellezza è un'emozione, uno stato d'animo che qui si esprime appunto in questo racconto di corpi e di immagini. Il messaggio, lui mi ha chiesto cosa trasmette per il senso della bellezza, era questo un po' il messaggio che in qualche modo vorrei arrivasse. Dipinti che raccontano una Roma tra sacro e profano. Le scelte stilistiche ed espressive sono caratterizzate da un figurativo, a volte lirico, in una visione estetica, pervasa da una connotazione spiritualistica che si converte in opere di suggestione. Romano di adozione, la pittura figurativa supporta il culto della memoria e Vedute Romane e Figure è uno storytelling che rivisita in chiave contemporanea i simboli, i personaggi storici e non, i monumenti della Caput Mundi, ma anche l'attualità della città, che vive il presente negli spazi del passato attraverso una figurazione contemporanea. Amedeo Brogli, nato in Lucania, vive e lavora a Roma. Compiuti gli studi artistici, frequenta il corso di scenografia dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e, successivamente, si trasferisce a Roma, dove si inserisce nell'ambiente dell'arte e dello spettacolo. Amedeo Brogli è legato perché io non sono nato a Roma, ma sono romano di adozione, quindi questa città che mi ospita da 40 anni e che è di una suggestione estrema e in quanto tale non si può non subirne il fascino. E dicevamo prima, questo filo conduttore che è fatto dalla bellezza è legato appunto alla bellezza di Roma e alla bellezza che è in queste opere dove il sacro, ripeto, è rappresentato in modo velato, grabato, senza dissacrazione come tipico di certa arte contemporanea. Importante è stato il decennale rapporto con Renato Guttuso, del quale è stato aiuto
in alcuni dipinti su tela e per i dipinti pubblici di Varese e di Messina. Il rapporto con un grande maestro di per sé e comunque già stare vicino, osservarlo, lavorare, e poi era una persona di una cultura immensa, straordinaria, e quindi naturalmente c'è da prendere e da rubare. Devo dire che io ho preso molto da lui, nella forza del colore, soprattutto nella volontà, nel rispetto dell'apertura, e ho cercato di non rubargli niente dal punto di vista del segno e della grafia, questo come forma di rispetto. Nei confronti di un artista immensamente grande, a cui devo molto, soprattutto dal punto di vista umano. Madrina della mostra è stata la principessa Jean Colonna. Il cocktail è stato curato dalla Maison di Bacco e dalla cantina Casata Merger. Quest'ultima è una storica azienda familiare situata sulla cornice dei castelli romani. La cantina è attualmente guidata dalla terza generazione degli eredi che, nel rispetto della tradizione, produce vini al passo con le più avanzate tecnologie. Un perfetto connubio tra tradizione e innovazione.